Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi voglio annunciarvi una nuova collaborazione, una collaborazione molto importante per me e per il canale, con Xenon per Tutti. Xenon per Tutti è un'azienda leader nel mercato in Italia per quanto riguarda gli impianti a LED e quindi proprio con loro voglio intraprendere un percorso molto importante che porta praticamente la trasformazione dei kit alogeni stock sulla macchina a LED, quindi non riguarderà soltanto la Mito ma anche altre vetture. E proprio in questo video andremo a vedere l'unboxing di un kit completo full LED per una Smart, in quanto in famiglia ho una smartina di mia sorella. Insieme a Xenon per Tutti abbiamo deciso di sostituire tutte le lampadine alogene con quelle a LED per migliorare la visibilità di notte e per dare anche un tocco di sportività e di eleganza alla macchina. E ora vedremo insieme cosa ci sta dentro questo pacco. Intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, questo è il nostro bel pacchetto. Vediamo un po' di aprirlo. Sono fomentatissimo. Ok, ho fatto una distesa di sacche, una bella tovaglia, mi piace. Allora, prima cosa che vedo, queste sono delle lampadine. Vediamo, dopo ci soffermiamo un po' sul dettaglio. Vediamo un po'. Qui cosa abbiamo? Luci targa. Qui abbiamo delle lampadine a LED. H11, H8, H9, va bene. Comunque, tutta roba a LED. E questo mi sa che è il pezzo forte, che è il kit a LED luci anabbaglianti abbaglianti. Mamma mia, questa è roba seria, ragazzi. Questa è veramente roba seria. Porco due, tanta roba. Questa è roba seria. Cioè, da notare come è composto Smart. Cioè, questo è quello che vi dicevo prima, no? Queste sono cose fatte apposta per una macchina. Cioè, questo kit è studiato e testato per la Smart. E c'è tanto di marchio, ovviamente. Design progettato da Xenon per tutti. Questa è la centralina Cambus, Hyper Cambus, 3 years warranty, 17.000 lumen power. Veramente, questo è un kit serio, ragazzi. Infatti, diffidate dalle imitazioni. Le imitazioni non saranno mai così. Questa è roba seria. Queste sono le lampadine. E un po'. Questa è roba veramente fatta a modo. Voglio farvi vedere questa cosa. Cioè, guardate qua. Cioè, ci stanno i gradi di rotazione del kit a seconda di come si debba montare. Questa è la ventolina. Corpo totalmente in alluminio. 4 LED. Veramente fantastico, qualcosa di assurdo. Ve lo giuro, non ho mai visto un kit così. Questa è roba veramente professionale, ragazzi. Comunque un kit completo. Che sicuramente questi hanno dei LED arancioni qua. Quindi sono per le frecce anteriori e posteriori, penso laterali. Poi ci sono delle mini lampadine a LED, forse sono per gli interni. Gli devo chiedere. Questa è una sorpresa, ragazzi, quindi perdonatemi. Ma è anche bellissimo, veramente. Sono le sorprese che vorrei tutti i giorni. Queste sono le H11. Forse sono i fendinebbia della Smart, non sono espertissimo. Poi andremo a fare i montaggi insieme. Oppla.
Guardati qua, corpo sempre totalmente in alluminio, assurdo. E qui dentro abbiamo le luci targa della Smart. Poi faremo anche un video sulla Meet, ovviamente, ci conto. Queste sono proprio tutta la placchetta completa, tutta LED dentro, veramente fantastica, fatta benissimo, tutto plug and play. Ragazzi, che dire, questa è roba veramente assurda, veramente professionale, di alta qualità, e potrei dire che l'unboxing può finire qui. Poi magari nei prossimi video andremo più nello specifico. Ovviamente ragazzi, seguitemi, seguite i prossimi montaggi, anche se non sono dedicati alla Mito, comunque saranno molto interessanti, anche per vedere la differenza tra un kit LED cinese, un kit professionale e le luci alogene e quelle a LED professionali. Quindi per questo video è tutto, ringrazio ancora Xenon per tutti per la fornitura di queste lampadine, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, tutti i link in descrizione e ovviamente per lo sconto rivolgetevi direttamente a Xenon per tutti. Per questo video è tutto ragazzi, ciao a tutti!